Eccoci qua, buon pomeriggio da Alfi e da Pietro. Allora, siamo al supermercato, ragazze, perché devo prendere alcune cose. Soprattutto sono venuta per mamma che ha detto che gradisce stasera, anzi, in gergo napoletano, sprisce, ho che con l'occhiale oggi, sprisce, che significa desidera. I sai che buone ragazze, quelle nelle bustine. E ho detto va bene, mamma, ti accontento. Sembra che devo esaudire i suoi ultimi desideri, ragazze. È diventata una cosa insostenibile per me. Tu che vuoi? Mi sa che voglio con il sugo. Con il sugo? Ma la pasta, quella è la pasta giapponese che è. Comunque, ragazze, comunque devo prendere alcune cosucce. Andiamo con questa night routine di oggi. No, tu no. Allora, mi fermo alla pasta di cecco, prendo i ditali. Questi anche sai che buono. Questi sono al pollo. Allora, ragazze, a me qua si è squagliato già tutto, questo caldo. Adesso devo portare Pietro in villa, però quando torno devo farmi una doccia e uno shampoo, ragazzi, perché veramente urge. Purtroppo la nostra routine adesso pomeridiana, a parte quando va Pietro va al judo, però di solito andiamo sempre in villa, mi aspetta Debbie, facciamo giocare un po' i bambini, ragazze, perché veramente, veramente a casa non si possono tenere. Poi fa caldo, quindi è meglio che stanno un po' all'aria Ora aperta. devo pretrattare le magliette bianche di Pietro che stiamo usando per la scuola perché il grembiule non lo sta mettendo. Qua ci sono pure penne, pennarelli. Comunque io, ragazze, uso della Nuncas Smacchia. Pretrattante per capi bianchi e colorati. Elimina macchia di alimenti, sangue, frutta ed erba. Allora, questo è davvero ottimo, ragazze. È un pretrattante, io lo uso per tanti tipi di macchie, è davvero imbattibile, ragazze. Adesso lo andiamo a pretrattare. Lo sto spruzzando più o meno sulle macchie che ci sono. E adesso quando torniamo dalla villa le metto in lavaggio. Nunca smacchia. Pietro, aggiustati questa maglia. Muoviti. Cristiana, tu dove vai? Camminare? Che parte? Sul pianeta. In montagna? Buona passeggiata, eh? Non ti stancare troppo. Stiamo andando in villa. Debbie ancora non mi ha risposto al messaggio, ma evidentemente starà facendo qualcosa. Sto stomaco del gelo. Didi, buonasera. Oggi è mai siamo andati un po' di bocca. Emi, saluta. Emi, saluta. Giorni è pubano! Ma pumbè! Mini market Giordana, eh? Sempre qui, ragazzi! Alessa! Saluta, dai! Il castello lo stanno ristrutturando. Hanno fatto davvero un bel lavoro, ma vi faccio vedere. Ragazze, non so se vedete bene, ma prima era di un giallo molto scuro, adesso hanno fatto tipo un giallo molto chiaro, paglino. È molto delicato, eh? Ed ora devono finire anche di qua. Chiaro di questo colore qua più scuro, il castello. Ed ecco la Debbie finalmente. Mamma mia, che ci vuole? Che ci vuole Sono a casa, Debbie?
stavo a casa era meglio, guarda che in condizioni che sto. Ancora con questa allergia da stamattina? Ho preso pure la Bentland prima di scendere, però niente. E vabbè. Per i figli che si fa, eh? Eccolo qua, Jacopo. Sei il nonno? Amore. Saluta, Jacopo. Manda un bacino. Non ho Vincenzo, eccolo qua. Buonasera. Eccolo qua, non ho Vincenzo. Ha aggiustato la bici al nipotino. Sì, fa il meccanico nella villa per aggiustare la bici. Ecco, adesso vediamo di aggiustare un po' la bici. Va bene. Prendiamo le ruote, portate tre. Nonno campione. E che deve aggiustare il nonno? Jacopo, che deve aggiustare? Pio, che deve aggiustare il nonno? La rodellina? Piacere, stavo io, non lo vado in gelo, non lo so. La Debbie è andata a prendere il caffè. No, sono là. Vince, eccolo qua. Vince, buonasera. Perché ha fatto l'urgist? No, no, vedi? C'è un altro signore, un signore del chioschetto. Si è fatto vaccino, è moderna l'influenza. Ah, ecco. Che fa? Cioè, quella là la deve giocare il signore, si deve salvare. Il caffè così, pomeriggio, l'ultimo caffè del pomeriggio e poi va bene così, eh. Finalmente Jacopo senza le rotelle. Oh, che bravo. Non imparare perché se no... Impara, impara. Oh no, noi non c'è il papà, ci sono noi. Sei emozionati, yeah. Oh no, yeah, mo che te mi dà. Come ti senti mo senza le rotelle, zia? Ti senti sicuro? Ne, Jacopo? Sei contento? Sì. Finalmente, eh? Bravo a nonno Vincenzo. Sei trovato. Ma cosa li senti? Si vincono. No, è già grattato, vedi? Zia, zia, se vinciamo qualcosa ci compriamo una bella casa tutti insieme, una villona grandissima, magari un va' una macchina di lusso. No, la macchina no, la casa va bene, la una casa, una bella casa con la piscina, ma magari. Zia Vincenzo, che mamma Debbie, eh? Allora ragazze, ho lavato il piumino che tenevo sul letto, si è asciugato, ora lo devo piegare e lo riponiamo, poi se ne parla verso ottobre, novembre, quando arriva il freddo. Allora, Ida ha fatto i Sagebon, vero? Sì. Per te Pietro? Ah, nonno facci. Stasera preparo la pasta ricotta e mozzarella, faccio un po' di pomodoro e faccio la pasta a Francesco, mio marito. Andiamo a preparare il sugo, eh? Orso! Quindi questo soffritto. Ragazzi, il misto soffritto ci salva nei momenti in cui dobbiamo fare un po' di pomodoro o qualcosa e non abbiamo le verdure. C'è il buono! Andiamo alla passata di pomodoro. Ah, pure bello il periodo della cena la sera, ragazze, eh? Fiammante, passata di pomodoro e la mettiamo nel soffritto. Va bene così, mettiamo un po' di sale, giriamo, mettiamo il coperchio un po', facciamo fare il sugo, eh? Vabbè, cucciolo, io vado sopra. Guardi, cosa devi fare? Vediamo. Dopo.
Ida, tu le mangi le patate? Pietra, lascia un po' capo. Ora l'ho fatto, tutto a posto. Ma adesso metto a fare le patate in padella. Ragazzi, devo svuotare la lavastoviglie. È piena. Allora, facciamo le fettuccelle della De Cecco. Sai che buone, pronti per mamma. E mai sai che buone. Ja, si contenta. Mettiamo la ricotta. Adesso, dopo messo la ricotta, mettiamo la mozzarella, questa julienne. Ecco qua, giusto un po' di mozzarella per diventare un po' tutto filante. Allora ragazze, eccoci qua, eccoci giunta la mia skincare serale insieme a voi. Raga, io mi sono dovuta mettere la fascetta al got, la fascetta quella la rosa non la trovo più. Ragazze, qua piano piano mi stanno facendo sparire tutto, io non lo so, chi l'ha presa non c'è nella vetrinetta, io la tenevo sempre qua. Ragazze, mi dovete credere, qua mi fanno solo intossicare, solo intossicare. Comunque ragazze, io già mi sono struccata perché ho passato già la salviettina. Perdon. Ed ora mi vado a mettere il siero, ragazze. Raga, comunque io non sono sono social, sono, come si dice? Non sono social. Cacchio, Debbie in un paio di giorni ha fatto 1000 follower di TikTok. Io se ne ho fatti 5 e tanti. Ragazze, non lo so che cosa succede. Non sono social. Ho detto le cose. Ah, devo togliere mano. Ah. Avete capito? Su TikTok. Mo' su TikTok ci volevo. Che poi ha detto mio marito, come è? Due tenei TikTok, okay, mi ha fatto scancellare, mi ha fatto lui, me l'hai fatto togliere. Ha detto, io so c'è me, io so a me che io sono tranquilla. Non va che verranno i mascoli, ha detto, Franci, non va che verranno altri uomini, ha capito? No, come te che ti metti a vedere i guaglioni con bellette. Oh, è caduto... No ragazze, ma mi metti in mano, boh. Come funziona? Tu non facciamo vedere che facciamo i miei servizi, capito? Tu che facevi? Non facevi niente, non potevi manco un posto, io solo guardando. E che guardava? Comunque ragazze, adesso pure il siero. Picchiettiamo.
Ragazzi, stasera anche ai salutini a sorpresa e proverbie. Andiamo. Adesso mettiamo la bava di Lumaca. Ragazzi, mi avete chiesto dove ho preso questo siero e questa crema. Li ho comprati su Amazon. Il siero è quello della Florence. E questa qua, bava di Lumaca, è della Farmavera. Farmavera, crema viso, bava di Lumaca. Quindi per chi volesse provare, vede su Amazon e l'acquista. E non costa tanto, ragazzi, il siero 13 euro e la crema neanche, mi sembra, 10 euro. Quindi è accessibile a tutti. E però vi posso assicurare che, nonostante costi poco, non troppo, è una buona crema, eh? Andiamo. Avete capito un po'? Ma sulle pappugge con le me che mi tenevo TikTok. Tu puoi ne vire i maschi, lengo. Ci non becca nessuno. E Geritti, faccio i servizi pure là, faccio vedere i prodotti, quelle che uso. Ci non mettiamo cose di carne e cose. E cose in mezzo. Ho detto, non mettiamo cose in mezzo, eh? Ma voleva versare tutto su di me. Sì, sì, te. Ragazzi, adesso passiamo ai salutini, eh? Allora, in questo video voglio salutare l'amica Maria Lucia Greco, Cosmina Zaffino, Concetta La Montagna, Carmela Sorrentino, Ida Russo, Maria Donata Tartaglia e poi un bacio a Paola Rovito. E poi un bacio a tutta la nostra community. Ragazze, l'ho tenuto in mente i vostri nomi. Piano piano me li sto ricordando tutti. Allora, ragazze, grazie di aver guardato il mio video. Grazie che mi seguite sempre. Se vi fa piacere iscrivetevi a Casa di Alfi e attivate la campanellina. Proverbio napoletano. A confidenza è padrone rama le crianze. Significa che la confidenza appartiene alla maleducazione. Perché? E questo proverbio vuole significare che quando si dà troppa confidenza a un'altra persona, si casca poi, prima o poi, a ricevere risposte maleducate o magari a sfociare nella maleducazione. Ragazzi, grazie, ci vediamo nel prossimo video a Casa di Alfi. Ciao!